indovinate cosa sarei dedicato questo video? Alla recensione di Zombie U. Ok, iniziamo con la recensione. Zombie U, titolo Ubisoft, uscito il 30 novembre con il lancio del Wii U, è un vero survival horror in vecchio stile, a differenza degli ultimi capitoli Resident Evil. Zombie U riesce a mantenere sempre un alto livello d'ansia nel giocatore, con un'atmosfera spesso angosciante e claustrofobica. La storia si svolge a Londra, teatro di un'epidemia che ha tramutato la maggior parte dei residenti in non morti. Nel gioco non interpreteremo nessun eroe o personaggio carismatico, ma soltanto un comune sopravvissuto al contagio. La storia non è un elemento così fondamentale, ma per lo più un abbozzo che fa da collegamento per le varie missioni. Durante il gioco saremo assistiti da un certo prepper che ci seguirà attraverso le telecamere sparse per Londra. Il gioco non è poi così originale, ma la differenza lo fa il game design. Quando il nostro personaggio morirà, lo sarà per sempre. Ripartiremo così da un rifugio immedesimandoci in un altro sopravvissuto. Dovremmo recuperare gli oggetti persi dal sopravvissuto precedente, diventato ora un altro zombie. Si dovrà far fronte spesso con orde di non morti che ci assaliranno, e le scorte di munizioni saranno spesso insufficienti, ma potremo contare sulla mazza da cricket, arma base in possesso di qualsiasi sopravvissuto. Per cercare munizioni, armi o scorte alimentari, gli sviluppatori hanno pensato di sfruttare il gamepad come una sorta di scanner, utilizzandolo per scovare gli oggetti nell'ambiente circostante, muovendoci con il paddone da una parte o dall'altra, sfruttando il giroscopio al suo interno. Sullo schermo del controller potremo visualizzare il nostro inventario e impostare armi e oggetti con un semplice tocco delle dita. Così facendo il gioco non andrà mai in pausa e nel frattempo potremo imbatterci in un'orda di non morti e quando alzeremo la testa per guardare la TV potrebbe già essere troppo tardi. Sul controller è anche presente un radar che ci indica la presenza di zombie nelle vicinanze, rendendo così forse più semplice capire dove è meglio passare. Ma è anche un elemento che mette maggior ansia, perché il radar non rivela soltanto gli zombie, ma anche animali in movimento. Zombie U ha un livello di difficoltà molto elevato, che però sa dare grandi soddisfazioni proseguendo nel gioco. Dal punto di vista tecnico, forse pecca un po', con texture poco dettagliate e scarso numero di poligoni, e a volte un level design non sempre buono. Anche il gameplay inizia a diventare un po' ripetitivo nella seconda metà del gioco. Rimane comunque un titolo con un approccio originale ed interessante, regalandoci un'atmosfera difficile da trovare in altri survival horror e con un buon utilizzo del gamepad. I pro di questo gioco sono: alto livello di sfida con grandi gratificazioni, un vero survival horror, uso del gamepad convincente. I contro invece sono: tecnicamente poco curato, trama poco importante. Voto 8.